La prima squadra domenica contro la Sampdoria è tornata al gol italiano dopo diversi mesi. Come sta lavorando il settore giovanile per cercare di dare alla prima squadra degli attaccanti forti, magari italiani? Beh, non è facile dare giocatori direttamente dal settore giovanile alla prima squadra, questo in generale in Italia, non c'è il ponte che in altri paesi esiste come quello delle seconde squadre in Spagna, del campionato riserve in Inghilterra, e penso che questo sia uno snodo cruciale per il futuro e per la futura crescita dei giovani italiani. Noi continuiamo a produrre giocatori, siamo il club statisticamente al primo posto in Italia per giocatori prodotti per i 5 campionati europei più importanti. E quindi continuiamo a lavorare tutti i giorni per mettere a disposizione della prima squadra e della società dei giovani di valore, che poi questi possano arrivarci direttamente o possano uscire e rappresentare un valore di mercato, come è stato nell'ultima sessione estiva, dove tanti nostri ragazzi, l'uscita dei nostri ragazzi ha permesso poi l'acquisizione di altri giocatori. Questo non spetta a me chiaramente deciderlo. Noi lavoriamo tutti i giorni con l'obiettivo di formare giocatori per il calcio professionistico. Federico Bonazzoli è la dimostrazione che trova spazio in Serie A per un ragazzo, poi non dimentichiamoci del 97, perché delle volte sembra che siano magari anziani di militanza, ma in realtà sono ragazzi che a fatica raggiungono la maggiore età. In realtà è difficile, in Italia è molto difficile, è difficile perché in qualsiasi contesto c'è fretta, c'è poca possibilità di aspettare, c'è poca possibilità di sbagliare, quindi questa è la caratteristica del nostro calcio ed è anche il bello del nostro calcio, dove qualsiasi partita è difficile, non ci sono come in altri campionati magari 7-8 partite complicate e il resto scontate. Questo per i giovani rappresenta una difficoltà, ecco perché io mi auguro che velocemente si arrivi alla possibilità di avere le seconde squadre o un progetto simile, perché altrimenti il salto dal settore giovanile al mondo delle prime squadre in Italia veramente rischia di farci perdere tanti talenti. Qualcuno arriva perché ovviamente è normale, ma statisticamente penso che in questi anni tanti abbiano invece interrotto il loro cammino, quando invece con una seconda squadra o con la possibilità comunque di costruire quel ponte, un avvicinamento più morbido al mondo delle prime squadre farebbe bene a tutto il calcio italiano e quindi non solo all'Inter. Ma penso rappresenti anche questo un tassello. In Inghilterra, per esempio, nel campionato riserve Premier League Under 21, le società sono obbligate, mi sembra, a giocare 2 o 3 match durante l'anno nello stadio della prima squadra. E chiaramente per un ragazzo deve essere eccezionale poter giocare nello stadio della prima squadra, magari giocarci con la prima squadra ancora di più, però penso che sia un'ottima possibilità per accrescere l'esperienza dei ragazzi. Certo che non basta solo giocare nello stadio della prima squadra, bisognerebbe anche che nello stadio ci fossero tifosi, ci fossero persone che a questo punto renderebbero quel tipo di partita molto simile a una partita reale delle prime squadre.